Melotti! André, come si dice a Roma, a sto giro non puoi sbagliare. Adesso tocca a te, Andrea. È ora che gli fai vedere a tutti quanti che vuol dire essere il 78esimo miglior calciatore di tutti i tempi per quanto riguarda i marcatori del campionato di Serie A. È ora di piasse quella rivincita che tu e la famiglia tua ti meritate. È ora di ricordare a tutti quanti, Andrea, che chi fa più di 110 gol nel campionato italiano non è un giocatore qualunque, non è uno dei tanti, ma è un campione! André, Roma, ecco te, i romanisti, so con te. Spacca la porta, Gallo, spaccala per noi, spaccala per tutti i gufi e i mentecatti che te criticano, spaccala per i giornalisti e i giornalai che oramai ti credono finito. Spaccala per chi te vuole cede, per chi te vuole venne. Spaccala per chi non crede e non ha mai creduto in te. Spaccala, André, spaccala per tutti quei ragazzini malati di cancro che ogni giorno rinchiusi dentro all'ospedale lottano tra la vita e la morte. E sognano il Gallo che segna sotto la curva sud e fa scoppiare d'amore tutto lo stadio olimpico. Spaccala per tutte quelle persone rinchiuse purtroppo, giustamente o ingiustamente, dietro quattro sbarre. Spaccala per i padri nostri che sono volati in cielo con la Roma in fondo al cuore. Spaccala per i nonni nostri che sono volati in cielo, che quando eravamo piccoli ci hanno fatto innamorare della magica e ci portavano allo stadio per farci cantare Forza Roma! Spaccala per sta città che pullula d'amore e c'ha voglia di rivincita. Spaccala semplicemente per un motivo, perché te sei il Gallo Belotti, un campione! André, mo te saluto e spero che sta lettera scritta col cuore te possa arrivare.
fatte capire che Roma è diversa. I romanisti sono diversi. André, Roma t'abbraccia, ti coccola, è come una mamma per i propri figli, non è mai doma. E mo chiudo in gran bellezza, ricordando a tutti sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Dai Andrea!